Io penso che la tutela dell'ambiente debba andare avanti di pari passo con la tutela del diritto dell'uomo a vivere e a lavorare. In queste ore in un'altra grande città italiana c'è un dibattito surreale per l'anno del Signore 2024, lo dico da autonomista, io adoro le comunità locali, però un tuo collega sindaco ha deciso che a Bologna si viaggia solo a 30 all'ora, in tutta la città. E nel dispositivo ho letto che grazie alla riduzione di 20 km orari del limite massimo si sentirà meglio il canto degli uccellini. Non so quanti ne abbiate a Torino, però io penso che il diritto al canto dell'uccellino e all'udibilità del canto dell'uccellino debba essere contemporaneo col diritto al lavoro di centinaia di migliaia di persone, perché multare chi va a 36 all'ora mi sembra non la tutela dell'ambiente, mi sembra qualcos'altro.